Giorno ragazzi, poi cavoli, e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, ovviamente, oggi ci sono stati i sorteggi della Champions League dei gironi dalla A alla H. In questo video, ovviamente, come l'anno scorso, andremo ad analizzare i gironi e andremo a vedere chi penso che finirà primo, secondo, terzo e quarto. Andiamo a vedere il gruppo A. Bene, raga, ovviamente il gruppo A coinvolge Manchester City, Paris Saint-Germain, Lipsia e Club Brugge. Secondo me qui il PSG batterà tutti quanti, finirà primo, Manchester City secondo, terzo il Lipsia e quarto il Club Brugge. Ovviamente il PSG quest'anno è una macchina da guerra, pure il Manchester City, ma secondo me sarà così. Scrivete nei commenti come pensate che finiranno e niente, andiamo a vedere il gruppo B. Bene raga, il gruppo B è Atletico Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Secondo me il Milan, se sta attento, ce la può fare. Secondo me il Milan, se sta attento, ovviamente ce la può fare, anche se il Liverpool non scherza, ma secondo me sarà Atletico Madrid, Milan, Liverpool e Porto. Secondo me il Milan troverà quel briciolo di fortuna che gli serve per passare questo turno. Andiamo al gruppo C. Bene raga, il gruppo C è Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. Secondo me questo gruppo è abbastanza, che ne so, random, quindi secondo me finirà primo Dortmund, secondo Besiktas, terzo Ajax e quarto Sporting Lisbona. Secondo me il Besiktas farà abbastanza bene, pure il Dortmund, che secondo me è la più forte, quindi scrivete nei commenti qua giù come pensate che finisce, ma secondo me finirà, come ho detto, Dortmund, Besiktas, Ajax e Sporting Lisbona. Andiamo al gruppo D. Il gruppo D è quasi una fotocopia del gruppo dell'anno scorso dell'Inter, cioè Inter, Real Madrid e Shakhtar. Ovviamente invece del Gladbach ci sta ovviamente lo Sheriff, una nuova squadra per la prima volta in Champions League, ma secondo me finirà Real Madrid, anzi no, secondo me finirà Inter, Real Madrid, Shakhtar e Sheriff. Andiamo a vedere il gruppo E. Il gruppo E veramente, raga, veramente, veramente è un gruppo di ferro, è un gruppo di ferro, cioè Bayern Monaco, Barcellona, Benfica e Dinamo Kiev. Secondo me in questo gruppo, secondo me finirà Bayern Monaco primo, Barcellona secondo, Benfica terzo e Dinamo Kiev quarto. Il Bayern Monaco secondo me è molto più forte del Barcellona, ovviamente avendo perso Messi, secondo me qualche cosa in meno ce l'ha, ma secondo me il Barcellona finirà secondo e il Bayern Monaco primo. Andiamo a vedere il prossimo gruppo, che è il gruppo F, che è abbastanza interessante. Il gruppo F ovviamente è Villarreal, Manchester United, Atalanta e Young Boys. Secondo me l'Atalanta può farcela, può vincere, anzi arrivare secondo in questo gruppo, quindi secondo me sarà United, Atalanta, Villarreal e Young Boys. Secondo me Gasperini ha quel briciolo di fortuna che può secondo me fare qualcosa a Bergamo, ma secondo me a Manchester sarà abbastanza difficile. Comunque secondo me finirà, dico adesso, primo United, secondo Atalanta, terza Villarreal e quarto Young Boys. Andiamo a vedere il penultimo gruppo, il gruppo G. Bene raga, il gruppo G consiste in Lille, Siviglia, Salisburgo e Wolfsburg. Secondo me questo gruppo sarà primo Siviglia, secondo Salisburgo, terzo Lille e quarto il Lille, scusate, il Lille e quarto il Wolfsburg. Secondo me il Siviglia, secondo me batterà tutti quanti, secondo penso che il Salisburgo farà abbastanza bene, il terzo il Lille secondo me farà abbastanza bene, il quarto secondo me il Wolfsburg, secondo me non è una squadra da Champions, ma uscirà quarta secondo me e niente. Comunque andiamo a vedere l'ultimo gruppo, che è abbastanza interessante, della mia squadra. Ovviamente della mia squadra è il gruppo della Juventus, che è con Chelsea, Zenit e Malmo. Secondo me in questo gruppo ce la possiamo cavare abbastanza bene. Secondo me finirà Juventus, Chelsea, Zenit e Malmo. Secondo me lo Zenit può farci male, secondo me anche il Chelsea, ma secondo me finiremo primi, sperando di stare attenti, sperando di non fare minchiate come contro l'Udinese, che lì ci volevano i tacchi a 2-2 a Scesni. Ma veramente siamo stati fortunati, abbastanza fortunati. Comunque, a dopo. Bene raga, si conclude qua il video. Scrivete nei commenti qua giù come pensate che finiranno i gironi che ho appena letto, se qualcosa può cambiare secondo voi, niente. Comunque, ciao, porci sempre. Secondo me passeremo, direi, con le italiane e niente. Ciao, porci sempre.